Signore, noi ti ringraziamo questa sera, tu ci inviti ad aprire le porte e far entrare il popolo giusto, però ci avverti di non portare i pesi qui in giorno di festa, ma di deporre i pesi fuori di questo tempio. Tu vuoi che nel giorno della festa non portiamo pesi sulle spalle. O Signore, tu liberaci dai pesi che gravano sulle nostre spalle. O Signore Gesù, tu hai detto: o voi tutti affaticati e stanchi, venite a me ed io vi ristorerò. Deponete i vostri pesi ai miei piedi e vi ritroverete rinfrancati, liberi e sciolti. Signore Gesù, tu ci invidi questa sera a lasciare ai tuoi piedi i nostri pesi, a lasciare ai tuoi piedi le nostre stanchezze, a lasciare ai tuoi piedi le nostre angosce ed uscire qui in questo giorno di festa liberi per cantare a te. Fratelli e sorelle, il Signore ci invita in questo momento a deporre ai piedi di Gesù liberatore tutti i nostri pesi, tutte le nostre angosce, tutte le nostre inquietudini, perché il Signore prende su di sé tutte le nostre inquietudini, le nostre angosce, i nostri pesi, e ci vuole rendere liberi. O voi tutti affaticati e stanchi, venite a me ed io vi ristorerò, troverete la pace per le vostre anime, porterete la pace nelle vostre case. E la voce del Signore, fratelli e sorelle, a liberarci dai pesi che portiamo, a deporre i piedi del Signore e ad esultare, perché il Signore ci dà la sua pace, la sua gioia, la sua protezione. Alleluia. Il Signore. Com'è bello che i fratelli stanno insieme, com'è bello stare tutti insieme, non è così? E in mezzo a noi c'è colui che ci unisce, ed è Gesù, questo Gesù che noi abbiamo invocato. Continuiamo a stare insieme tra di noi e con Gesù nella gioia e nell'amore. Ecco, il Signore ci dà questa parola. Il mio popolo conosce il mio nome, comprende in quel giorno che io dicevo: eccomi qui in mezzo a voi. Come sono belli sui monti i piedi di messaggeri di lieti annunci, che annuncia la pace, messaggeri di bene, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Senti, le due sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore in Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha condonato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore è qui e ancora dice a voi: eccomi qui, eccomi qui. Alleluia. Thank you.
l'uomo si prospera, al tuo trono esaltato sempre sarà, e il tuo regno non passerà mai, eterno Signore. Tutta la terra tu regnerai, canta l'eterno Signore. Eterno Signore, eterno Signore. La lode a Dio. Signore, date questo testo. Laudate pueri Dominum, laudate nomen Domini, lodate o fanciulli Signore, lodate o fanciulli Signore, lodate il nome del Signore, perché grande è il Signore in mezzo alla terra. E allora Gesù prese un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: se non vi farete come questo bambino, non entrerete mai, non capirete mai. Se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non capirete nulla, non entrerete mai nel regno dei cieli. Fratelli e sorelle, o voi che siete grandi, guardate questi bambini, sono un segno per noi. Se non diventiamo bambini nel cuore, se non ritorniamo alla nostra fanciullezza, alla nostra infanzia, non potremo capire nulla di Dio. Se non ritorniamo ad essere fiduciosi in Dio, a credere in Lui, ad aver fede in Lui, ad essere contenti di Lui, ad abbandonarci a Lui senza tanti ragionamenti, allora noi saremo nella gioia. Però se noi invecchiamo nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, se invecchiamo nelle nostre abitudini, non capiremo mai nulla, non potremo entrare nel regno della gioia. Guardate questi bambini, essi si divertono, non pensano di che mangiare, di che vestire, non pensano ad altro che a gioire. Anche noi diventiamo bambini e il nostro Padre dei cieli sarà in mezzo a noi, Egli che nutre gli uccelli del cielo, Egli che veste i gigli dei campi, penserà a noi, ma noi pensiamo a Lui, cantiamo a Lui, questa sera abbandoniamoci a Lui, siamo i Suoi figli, cercate prima il regno di Dio e la Sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato. Alleluia.
Signore Gesù questa sera ci vuole dire una parabola e ci dice così: un mercante ha venduto tutto quello che possedeva e ha comprato una pietra preziosa. Chi ha orecchi intenda. La pietra preziosa è il Signore, vale più di tutti i beni della terra. Chi possiede questa pietra preziosa possiede tutto, perché in questa pietra preziosa c'è la felicità. Questa pietra preziosa è Gesù, il Figlio di Dio. Chi possiede il Figlio di Dio possiede il più grande tesoro, possiede il più grande tesoro. Tutto ciò che cammina sulla terra non vale nulla. Tutto ciò che noi possiamo ammirare sulla terra non vale nulla. Ciò che vale è Gesù. Gesù, Gesù, il Figlio di Dio, colui che il Padre ci ha dato. Chi possiede Lui possiede un grande tesoro, il più grande tesoro. Possiede la perla preziosa, possiede la felicità. Gesù è la felicità nostra, è la nostra vita. Egli un giorno disse: io sono la via, la verità e la vita, io sono la luce di ogni uomo che viene in questo mondo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ecco fratelli, adesso sempre pieni della gioia del Signore, sempre pieni soprattutto dello Spirito del Signore, vi suggerirei un attimino di chiudere gli occhi, tutti quanti, chiudere gli occhi per focalizzare con gli occhi della fede il volto di Gesù, quella pietra preziosa di cui Lui ci ha parlato. E allora, lasciando che sia lo Spirito, è solo lo Spirito, nel momento in cui sentiamo la forza dentro, pronunciamo il suo nome con dolcezza, con delicatezza, lasciando che sia lo Spirito poi a fare di tante voci un'unica voce in un solo nome, Gesù. 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 Yani ruayu ni amora nu na yura nu
L'uriminiano chi mai oro sciorono scivo, sciaranoieno culiano iano culiano sciarò. Sciaramini miana e miarano io la iunare, alirina io la corriera io. Tutti, tutti cantiamo su questo motivo. Ariria moie la nuscioro io, ariria nascioro io no. Eriri muna maraiena io, ariria muna iarano. Luchi muraioni ano calu iarano. L'arana mia nagareie maia nascio queretò staranù. Alini mi gani shangara kaeti munti terane i alini ni anamakasho rono yora muna yurikini anake yarana shoreni moyere alini moyanu shekori anuko sarono miriano shori Eni mura mina io iena io re, ti gira nusce iaro mia ture, nu ana marusci coro, ora nu calu iarano, volu ranu iarano, volu iurano, Stare in piedi, cantiamo nelle lingue. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie Signore per il dono che ci hai dato questa sera di cantare.
siamo più di 1000, oh Signore, a cantare a Te. Cantiamo a Te nelle veglie notturne, a Te si leva il nostro canto nella notte. Oh Signore, mentre nella notte gli uomini vanno per le loro strade, noi siamo venuti qui nel Tuo Tempio per cantare a Te. Giubilate voi tutti, fratelli e sorelle, cantate al Signore un canto nuovo. Nel canto della notte il Signore è contento. Cantiamo al Signore, lodiamo il Signore e portiamo questo canto nel cuore. Alleluia.